Il conduttore ha dovuto aspettare l'annullamento del precedente matrimonio della moglie. Alessandro Greco si è sempre rivelato una persona molto credente e dedita alla fede, e anche molto innamorato della sua attuale moglie, Beatrice Bocci. Il conduttore in un'intervista a Diva e Donna ha svelato un lato di sé, che non tutti conoscevano. Pur di sposare Beatrice ha accettato 3 anni di totale castità. Beatrice Bocci, caso curioso, era sposata infatti con un uomo di nome Alessandro Greco, omonimo dell'attuale marito, e per ottenere l'annullamento del precedente matrimonio ha dovuto aspettare ben 16 anni. Alessandro al settimanale ha confessato: "Il mio rapporto con Beatrice è stato speciale fin dall'inizio, un dono di Dio. Mia moglie veniva da un precedente matrimonio con uno che si chiamava Alessandro Greco come me." Una procedura di annullamento del primo matrimonio molto sofferta, con impedimenti pazzeschi e risposte negative. Tant'è che ci siamo sposati civilmente nel 2008 durante un viaggio a Medjugorje, però, un frate ha proposto loro di dimostrare a Dio questo desiderio viscerale di sposarsi in chiesa, e Alessandro e Beatrice hanno scelto la castità assoluta. Dopo i 3 anni, l'annullamento è arrivato e i due hanno potuto celebrare il loro matrimonio un'unione da quale è nato anche un figlio, Rocco, fratello della figlia, che la Bocci ha avuto dal precedente marito, Alessandra.